Eccoci. Solo un attimo, perché abbiamo appena concluso un precedente webinar, quindi è tempo di lanciare il live. Eccoci. Bene, buonasera a tutti. Abbiamo stasera il piacere di, nel secondo webinar peraltro della serata, di ospitare l'amico Nazareno Principale, che è un esperto di lunga data, di lungo corso, possiamo dirlo, di digitalizzazione. Anche lui siciliano, per chi ha seguito il webinar precedente, perché Nazareno, come sai, abbiamo avuto il vicepresidente della regione siciliana, che era Armao. Ciao, Abbiamo seguito. parlato un po' di digitale. E di cosa ci parlerà stasera Nazareno? Lui ce lo dirà sicuramente meglio, però ci parlerà di processi, ci parlerà del ruolo poi del disegno organizzativo, organizational design, che scaturisce dalla trasformazione digitale e che è a sua volta un presupposto della trasformazione stessa. Naturalmente, per chi ci segue, se volete fare domande potete tranquillamente farle in chat, poi sarà mia cura porle al relatore. E Nazareno, prego. Sì, intanto allora per condividerti le slide. Dovresti poterlo fare tranquillamente. Share screen. Perfetto. Mi dice host disabled. Disable, vediamo, verifichiamo subito. In realtà dovresti poterlo fare, ma guarda, ti promuovo a host, vediamo un po' se facciamo prima così. Prova un po'. Ok. Ok, presentazione. Ci siamo? Vai pure, perfetto. Benissimo. Allora, intanto grazie Roberto, buonasera, per l'invito a una discussione, a una chiacchierata su un aspetto che ritengo sia di fondamentale importanza, soprattutto in questi ultimi tempi. Questi ultimi tempi, appunto, caratterizzati da, anche come diceva prima l'assessore regionale Armao, dall'accelerazione, dalla spinta che ci è arrivata all'utilizzo di tecnologie. Infatti, una cosa che abbiamo visto, per esempio, nel mondo scolastico, un po' per esempio l'inevitabile confusione sui diversi strumenti per le lezioni a distanza, così come le aziende che hanno cominciato a dover valutare quasi con una sferzata come riorganizzare alcuni aspetti dei propri processi. Anzi, visto che un po' la serata, appunto, come dicevi prima, dei siciliani, mi permetto di utilizzare un vecchio proverbio siciliano che dice che quando azzotta scattia rota furria, cioè quando c'è una sferzata letteralmente al cavallo che traina il carro, questo si mette in movimento. Ora, vista in termini positivi, Nazareno, il fatto che abbia capito prima che tu te lo dicessi, non so se è un buon segno, evidentemente ci sono troppi siciliani nella mia vita.
No, no, per carità, questo vuol dire che quello che hai detto prima sulla possibilità in un futuro neanche tanto lontano di adottare la Sicilia come luogo dove vivere, dove poter lavorare anche in questi relativamente nuovi contesti, evidentemente ti sta portando anche a questo. Comunque, mi fa piacere, mi interessava far passare anche un po' il senso, cioè in effetti. Molte aziende, soprattutto tra le medie e le piccole, hanno un po', come dire, un po' rimandato, un po' rallentato determinate esigenze decisionali, quale appunto quello di cercare di mettersi in gioco in termini nuovi. Perché? Questo perché nel momento in cui c'è un mercato che è fortemente competitivo, la creazione di valore dipende da tanti elementi e sempre nuovi. Ed è questo uno dei motivi dell'enorme livello di complessità, anzi di un livello di complessità sempre crescente, con cui dobbiamo imparare a fare i conti, imparare a fronteggiare percependone i vantaggi. Quindi usciamo da questo, o meglio, siamo ancora in questo periodo di revisione del nostro modo di lavorare. Quindi ci porta a cambiare. Ma cos'è come dobbiamo considerare il cambiamento? Il cambiamento, appunto, è un aspetto, è un qualcosa, è una costante della nostra vita. Anzi, da questo punto di vista, nell'abstract che avevamo fatto per questa chiacchierata, avevo scritto che da quando l'uomo è sapiens non ha fatto altro che cambiare. La verità è che è stato il cambiamento, è stata l'osservazione, la percezione della necessità sia del cambiamento o di novità, di idee, che hanno reso l'uomo sapiens, e questo suo nuovo status lo ha portato ad accelerare le conoscenze e la costruzione dinamica delle stesse. Si può dire quindi che il nuovo faccia parte della vita dell'uomo sin dalle sue origini, e quindi che non ci sia nulla di più antico del nuovo, a partire dal Big Bang o dalla creazione, a seconda della nostra forma mentis in termini religiosi o in termini scientifici, ma abbiamo sempre, sin dall'inizio, fronteggiato qualcosa di nuovo. Cosa porta il nuovo? Il nuovo può portare sicuramente dei rischi, rischi che bisogna prendere, ma che, abbiamo imparato ormai da qualche secolo in economia, sono rischi che poi possono avere una loro produttività, una loro efficacia in termini di profittabilità. Da questo punto di vista, la non, come dire, propensione, l'assoluta non propensione al rischio, spesso ammantata di un velo poco accorto di saggezza, ha portato a fare una considerazione per la quale ringrazio Flavia Marzano che l'ha citata, cioè che molte volte gli esperti falliscono perché sono esperti nella versione passata del mondo. Dobbiamo invece, che è facile, non prendiamo rischi, e tutto ha funzionato così, continuiamo in questo modo. Che, aprendo un'altra parentesi, è un po' anche quello che in questi ultimi 20 anni ha un po' legato alcuni dirigenti della pubblica amministrazione. Mi riferisco alla pubblica amministrazione, visto un po' l'affascinante tema trattato nel precedente webinar. Cambiamento, quindi, finalmente, che porta a innovare, cioè a creare qualcosa di nuovo. Ma questo, affinché sia un vero cambiamento, come diceva Henry Ford, è soltanto quando il cambiamento va per tutti. Questo comporta questa, come dire, l'accettazione di questo principio comporta anche la necessità di meditare e per meglio selezionare il cambiamento, quale posso e come posso farlo diventare veramente innovazione. Se
da questo punto di vista abbiamo assistito a tante teorie validissime che a volte sono state applicate in maniera troppo rigida, troppo perissequa, quasi come delle buzzword. Una di queste, per esempio, è stata la disruption, che letteralmente, concettualmente, potremmo mettere in contrapposizione con il lean, cioè col miglioramento, con l'agilità, che è data dai piccoli miglioramenti incrementali. L'eccessiva enfasi sulla disruption può a volte essere foriera però di come dire di danni e si possono anche creare macerie. Ecco perché è importante anche saper gestire l'innovazione. In questo di recente un gran supporto è stato dato dall'adozione di una norma standard in ambito ISO, che è la famiglia delle 56.000, proprio per la gestione dell'innovazione. Sottolineo qui anche l'importanza di adottare chiaramente col dovuto, con grano salis anche, gli standard, non seguirli in maniera rigida, ma capire come la mia organizzazione, come il mio essere, consentitemi di utilizzare questa espressione, possa sfruttare e beneficiare di quello del metodo che lo standard mi dà. Però è un qualcosa che l'adozione di queste famiglie è qualcosa che denota l'importanza ormai del fondamentale che si dà all'innovazione nel mondo aziendale, così come nel mondo anche dottrinale ormai da tempo. E tornando al pubblico, devo dire che confesso che l'ho scoperto da qualche settimana fa, l'osservatorio che fa capo all'OCSE per l'innovazione nel settore pubblico esattamente un anno fa emanato una dichiarazione sull'innovazione e fa piacere leggere che l'OCSE mette l'innovazione come una funzione strategica e centrale nelle organizzazioni pubbliche e nell'organizzazione del pubblico lavoro, dando cinque principi che poi sono declinati con tutta una serie di indicazioni che sono proprio metodologiche e che non possiamo qui chiaramente approfondire, ma credo che sia importante vederle perché parlano appunto della necessità di adottare l'innovazione e rafforzarla addirittura, così come quella di incoraggiare di far sì che tutti i funzionari pubblici possano essere sollecitati, motivati, coinvolti prima ancora a tutto quello che è il processo appunto di innovazione, da fare poi anche con come dire, col coinvolgimento non soltanto dei funzionari pubblici, ma di tutti gli stakeholder possibili, che possono andare dai partner tecnologici, che possono andare dalle associazioni consumatori, attraverso progetti pilota, attraverso sistemi di iterativi, di conoscenze, di approfondimento delle conoscenze, delle nuove tecnologie che possano apportare miglioramenti effettivi e poi condividere i risultati, che è una cosa assolutamente importante. Ma cosa ci vuole per innovare? Le competenze sono tante, qui adesso io chiaramente non possiamo entrare nel merito del quadro delle competenze, anche perché sia a livello comunitario che a livello anche italiano sono stati prodotti documenti eccezionali per quello che riguarda i profili delle diverse competenze. Quello che però ritengo sia importante, una vista dall'alto, è la necessità di avere, e questo vale sia in un'azienda che in una pubblica amministrazione, una visione orizzontale, avere un'idea di quali possono essere tutte le diverse componenti concettuali e una propria specializzazione, ecco perché definita a forma di T.
perché ho in orizzontale vedo un po' tutto quello che coinvolge un'azienda. In azienda posso essere, ho necessità di avere la conoscenza di come si svolgono le mie operations, di come si svolge il marketing, di come, e poi magari sono un esperto appunto di processi. Oppure, declinando in ambito pubblico, il responsabile della transizione digitale, il famoso articolo 17 del CAD, deve avere una visione orizzontale sia della parte tecnologica, come della parte normativa, come della parte organizzativa. Poi magari avrà una specializzazione in una di queste. Altre competenze, sicuramente le soft skill, di cui tanto si parla ormai da un po' di tempo, qualsiasi queste possano essere, anzi debbano, chiedo scusa, essere. Ma quello che ritengo è che... come dicevi tu, purtroppo la mia lunga esperienza, vista un po' l'età, quello che io ritengo fondamentale sarebbe un grandissimo sforzo, quasi un investimento nella sollecitazione all'accrescimento delle proprie capacità di essere curiosi, di creatività, al sapersi porre i perché, le domande, perché sono quelle cose appunto che sono quegli aspetti che ci hanno fatto crescere e continuano a farci crescere, che ci fanno scoprire i problemi. Messo sopra tra le soft skill e il problem solving, ma probabilmente ancora più importante è il problem setting, appunto come dicono gli inglesi, il saper individuare e porsi domande e problemi. E sottolineo ancora la creatività. Io ho iniziato a lavorare in ambito ICT, in piccole aziende di software nel 92, e a contatto con programmatori. Ho potuto proprio toccare con mano quanto sia importante anche nella... per la migliore scrittura del codice, per la migliore... come dire, affidabilità dello stesso, riuscire a essere creativi anche negli algoritmi. Oltre che poi la creatività, perché innovazione ovviamente significa adottare nuove soluzioni, e questo sia se si tratta di prodotto oppure di processo che è l'oggetto della nostra, che è l'oggetto della nostra chiacchierata. Abbiamo parlato di tecnologie. In una slide precedente, quella in cui ho parlato del contesto, ho voluto scrivere tecnologie emergenti. Non preferisco evitare sia l'aggettivo nuove tecnologie che la terza, la quarta, la quinta o la sesta rivoluzione industriale. La verità è che, come sappiamo benissimo, le tecnologie emergono continuamente, si ricombinano tra di loro spesso per farne nascere delle altre, ed è una cosa estremamente affascinante, ma da seguire con... Molte aziende chiaramente si sentono pressate all'adozione, a decidere sull'adozione di alcune di queste tecnologie, e perché la pressione del mercato è dire che è quotidiana, forse è anche riduttivo. E quindi poi abbiamo la pressione anche dei fornitori, quindi chi paventa le magnificenze, anzi, dell'automazione di tipo dei processi tramite in maniera robotica, o degli analytics, o dell'Internet of Things, o delle blockchain. Spesso le aziende sono quasi confuse dall'assalto di tutto questo. Cosa succede? Succede spesso che in aziende magari strutturate, dove inevitabilmente ci sono dei dipartimenti, può essere il marketing, può essere la produzione, può essere l'amministrazione, per restare nel semplice, ogni dirigente, in relazione a quelli che sono i propri compiti, il proprio ruolo, chiaramente propende per una di queste. La proprietà si trova a dover decidere e a dover dare delle priorità, spesso non soltanto sulla base magari
di qualcosa che ha letto, di qualcosa che ha sentito, o dell'affabulazione particolare di un dirigente che è responsabile. Però andando in questo modo si corrono dei rischi, e cioè quello magari di scegliere, sì, determinate tecnologie che sono oggettivamente valide, ma che inserendosi in un'organizzazione in movimento può creare dei problemi che magari possono addirittura essere non solo non risolutivi di quelli per cui sono state scelte, ma addirittura possono arrivare a complicare. A parte le note conseguenze in materia di creazione di silos tra i sistemi informativi, cioè collezioni di dati di dipartimentali che non dialogano tra di loro, così come un non corretto allineamento tra le operations e i nostri sistemi informativi, perché la mia linea produttiva lavora in un modo, però l'IT mi crea un flusso informativo che non segue esattamente quello che è l'effettivo flusso. Posso avere anche eccessive ridondanze di dati, posso non aver considerato bene qual è l'analisi costi-benefici. Insomma, sono tutte conseguenze che le aziende vivono quotidianamente. E questo perché? Perché spesso commettiamo questo errore. Mettiamo il carro davanti ai buoi. Cioè, scegliamo le tecnologie prima di guardare quelle che sono le esigenze, quelli che sono i nostri bisogni in azienda. Allora, andando con... che facciamo? Ci fermiamo? No. C'è un famoso passo dei promessi sposi di Ferrer, quando in mezzo alla folla chiede al proprio cocchiere, dice: adelante, ma con juicio, scusate la mia pessima pronuncia spagnola, cioè sì, dobbiamo andare avanti, perché adelante significa dobbiamo andare avanti, quindi dobbiamo innovare, ma cerchiamo di farlo a ragion veduta. Allora, come fare? Quindi dicevamo, non è sufficiente, è fondamentale, ma non è sufficiente determinare quelli che possono essere gli arricchimenti prodotti dall'adozione di nuova tecnologia. Dobbiamo capire la nostra azienda in che stato si trova e quindi cercare di adottare metodologie che ci aiutino in questo percorso, passatemi il termine, di autoanalisi. E per restare in tema di autoanalisi, dobbiamo capire cos'è un'azienda. L'azienda, e questo sono ormai, conoscenze consolidate in letteratura e in dottrina, ma che spesso vengono non attenzionate con la giusta dovizia. L'azienda è un sistema. E quindi interagisce con tutti gli stakeholder esterni e con tutti gli altri sistemi. È sempre più complesso, sia come sistema interno che proprio per l'interrelazione con il mondo esterno, che ci crea sempre nuovi vincoli e nuove opportunità. Ed è un sistema aleatorio. Oggi si cita ormai da tempo l'acronimo VUCA, quindi Volatility, Uncertainty, Complexity, Aleatorietà, insomma, dobbiamo tenerne conto. Le leggi spesso si affastellano quotidianamente, i mercati cambiano, i nostri competitor creano nuovi prodotti e quindi può esserci uno spostamento dei clienti. Dobbiamo tener conto. E quindi essere capaci di adattarci, così come un po' è avvenuto e sta avvenendo anche in seguito a cui ci ha costretto il Covid, e quindi determinati stili organizzativi. Come opera l'azienda? Quindi, quali sono le attività? Chi sono i responsabili? Quali sono gli obiettivi? Gli obiettivi
delle attività che devono discendere dagli obiettivi strategici. Dobbiamo quindi ripensare l'organizzazione passando a una visione per processi. Perché dobbiamo passare a una visione per processi? Spesso le aziende lavorano in maniera dipartimentale, lo si dice da tempo, ma ancora oggi mi capita di entrare in aziende dove la produzione si occupa solo di produzione, c'è la struttura organizzativa e c'è gerarchica, c'è quella bella matrice che tanto fa contenti alcuni manager o titolari d'azienda, e quindi ognuno ha la sua specializzazione, si è felici di avere tante persone specializzate, ma magari non le si fa parlare bene in maniera efficiente tra di loro. Ci sono invece a volte aziende che operano per processi, quindi end to end, partono dal cliente per tornare al cliente. Quindi cosa vuole, cosa gli dobbiamo, cosa gli diamo. Sostanzialmente dobbiamo imparare a conoscere noi stessi. E quindi qua il famoso Gnosis Auton è qualcosa che possiamo benissimo traslare dall'analisi di noi esseri umani all'analisi di noi, tra virgolette, aziende. Quindi chi siamo, come operiamo, perché facciamo certe cose, come si crea il valore nella nostra azienda, se si crea, perché possiamo anche scoprire che spesso ci sono dei passaggi in cui il valore lo distruggiamo anziché crearlo, e quindi determinare quali sono effettivamente i nostri processi, sia quelli core, cosiddetti, o centrali, che dir si voglia, sia quelli di supporto, che possono essere amministrativi, che possono essere commerciali, comunque tutte le varie tipologie di processo. E tutto questo deve essere fatto sempre in relazione agli obiettivi strategici, perché sono gli obiettivi strategici che, se definiti in maniera chiara, quindi cosa voglio fare nei prossimi 3 anni, chi voglio essere nei prossimi 3 anni, con quali obiettivi operativi voglio realizzare gli obiettivi strategici che mi sono posto, se decido di aggredire un nuovo mercato geografico, oppure se decido di voler aumentare del 20%, devo anche poi a scala, a cascata, definire quali sono gli obiettivi parametrizzabili, perché poi dobbiamo arrivare assolutamente alla misurazione degli stessi. Detto questo, una volta definiti i processi, allora a quel punto si possono individuare quelle che sono le priorità di intervento e il livello di fattibilità. Ma parliamo di processi. Che cos'è questo processo? Una delle definizioni più usuali, e secondo me anche al tempo stesso più semplici, è quello di vederlo come un insieme di attività, dove attività sono azioni che possono essere di singoli individui, che possono essere di squadre, che possono essere di un singolo dipartimento aziendale, così come della combinazione di questi, che vengono tra loro collegate per realizzare un risultato finale che deve essere misurabile. Definisce quello che noi diamo al cliente, ma è sempre tenendo presente che noi al cliente diamo un prodotto o un servizio, di dirsi voglia. Diamo qualcosa che dà valore al cliente, quindi il cliente deve percepire quel valore. E sono le componenti di questo che determinano, è la migliore individuazione delle componenti di questo valore che ci aiuta a analizzare meglio il nostro processo. E da qui possiamo anche, individuare quali sono gli obiettivi più oggettivamente realizzabili. Essendo quindi i processi legati agli obiettivi ed avendo un inizio ed una fine, dobbiamo anche tener conto di tutta una serie di proprietà e delle esigenze legate a ciascuna di queste proprietà nei processi. Adesso non mi dilungo, ma chiaramente un processo avrà un inizio che può essere dato da un evento esterno, come può essere dato da una decisione interna, quindi è la risposta a questo evento mi consente di valutare l'efficienza del processo, per esempio in termini di tempi,
però nel momento in cui, siccome devo raggiungere certi obiettivi, devo vedere se riesco e quali sono gli scostamenti, perché ho avuto quegli scostamenti, la misurabilità, il livello di sfruttamento delle risorse aziendali, quindi l'analisi dell'efficienza dello stesso. I clienti. Vi ho detto che il cliente diamo un valore, questo valore è dato dal livello dei requisiti che il cliente vuole affinché effettivamente possa riscontrare tale valore, dobbiamo vedere se effettivamente abbiamo raggiunto quel livello. Insomma, e quindi nell'analizzare, nel definire, quando è addirittura il caso, i processi, dobbiamo tener conto di tutte queste cose. Quindi dicevamo, andando in maniera un po' più strutturata, dobbiamo considerare assolutamente i tempi, dobbiamo definire gli indicatori o key performance indicator, che dir si voglia, quelli che sono, e quando definiamo gli indicatori dobbiamo capire quali sono quelli che effettivamente mi danno una misura critica nel senso costruttivo del termine, di quello che è l'andamento di quel processo o di quell'attività che compone, che fa parte di un determinato processo. I consumi di risorse, le misure di controllo, i sistemi di controllo. Ora, quando parliamo di analisi del processo, attenzione, non guardiamo al disegno, al cosiddetto disegno, al flusso o al flowchart che vi si voglia. Questa è una mappa, non è un modello. Un modello è fatto di specifiche che devono poter essere misurabili. E perché? Perché se io voglio migliorarlo, per vedere se effettivamente l'ho migliorato, devo necessariamente poter misurare. E per poter misurare devo avere dei termini di confronto. Questo è un punto che può sembrare banale, ma con il quale mi sono scontrato molte volte. Spesso si scambia la mappa per il modello. Allora, qual è la differenza concettuale tra mappa o flowchart, che dir si voglia, e modello? Pensiamo a un ponte. Qui vediamo un semplice disegno di un ponte. A me, che sono sicuramente non sono un ingegnere, può sembrare molto bello. Cosa mi dice quel ponte? Mi dice poco, al di là di quello che può essere la mia percezione estetica. Cosa diversa è l'aspetto progettuale di quel ponte. E quindi le misure, quante corsie ha, che tipo di peso può sopportare, che sezione o che tipo di oscillazioni. Giusto per tornare agli aspetti della regione che mi ospita, il ponte sullo stretto, uno dei punti nodali è sicuramente quello della risposta alle oscillazioni date dal vento, così come dai movimenti tellurici. Quindi il modello di processo porta in sé tutti gli elementi che vanno misurati. Per fare un esempio, oltre più calato nella realtà aziendale, se io voglio modellare il processo di realizzazione di molle, per esempio, allora devo capire, devo inserire in ogni attività, quindi in ogni step, quello che nel flowchart abbiamo con i rettangoli, i triangoli, i parallelogrammi, eccetera. Devo inserire quante persone mi lavorano in quella fase, che tipo di strumentazione hanno, quante ore mi lavorano, se fanno straordinari, che tempi di riattrezzaggio hanno al cambiare del lotto di molle, quindi in base alla calibrazione, un conto sono le molle per penne stilografiche, un conto sono le molle che vanno negli ammortizzatori della Ferrari o della Volkswagen. Quindi devo capire, disporre di tutti questi dati, perché questo mi darà effettivamente un modello di processo e questo mi darà una visione reale di quello che sarà il mio andamento e di quello che posso fare. Ma come realizzare
il lavoro di analisi e di modellazione dei processi. La dottrina, studiosi, i famosi giganti sulle spalle dei quali riusciamo ad andare avanti, hanno nel tempo delineato tutta una serie di percorsi metodologici. Uno di questi, quello più importante per quello di cui stiamo parlando, è sicuramente il business process management, che è un insieme di metodi, di tecniche che portano ad una sintesi per la modellazione, l'automatizzazione e la gestione dei processi, con l'obiettivo di efficientare il mio sistema, sia in termini di riduzione dei costi, sotto forma di tempi, sotto forma di consumo di risorse, sia in termini di miglioramento delle rese dal punto di vista quantitativo e qualitativo, quindi minor numero di scarti, minor numero di anomalie, eccetera, nonché a tutto quello che il processo mi può automatizzare. Il business process management, dicevo appunto, è come un framework con tre focus, può essere visto sotto tre aspetti: quello della gestione aziendale, quello del controllo della qualità e quello è l'aspetto ICT, più squisitamente tecnologico. E questo già ci fa vedere come un'adozione accorta di business process management possono meglio allineare appunto l'IT all'operations e agli obiettivi strategici. Dal punto di vista della gestione aziendale, si tratta di una metodologia per, come dicevamo prima, per definire meglio il disegno dei processi in relazione a quello che sono tutti i miei asset tecnologici ed organizzativi. Dal punto di vista del controllo della qualità, abbiamo una serie di tecniche, soprattutto statistiche, per il miglioramento della qualità, sia in real time che ex post. E poi tutte le tecnologie che mi seguono dal monte alla valle in questo percorso. Dal punto di vista della gestione aziendale, andando nello specifico, qua cito soltanto alcune tra le più note, ma in effetti ce n'è ancora, l'Activity Based Management, che si porta presso l'ABC o l'Activity Based Costing, che è un sistema che può essere che è di gran supporto all'analisi dei processi, a quel gnosis auton di cui parlavamo prima, quel conoscere noi stessi, o la catena del valore di Porter. Dal punto di vista del controllo della qualità, andiamo dalla famosa, direi quasi un po' ormai abusata, metodologia Lean, alla qualità totale, o al Six Sigma, al miglioramento continuo, che poi non è altro che un'ulteriore declinazione della Lean. Giusto per fare un appunto, poi vedremo qual è la differenza tra Lean e Six Sigma, perché si occupano entrambi di miglioramento, ma con approcci diversi. Dal punto di vista delle tecnologie, sempre come terzo focus di cosa sia il BPM, abbiamo le diverse metodologie di ICT, quali il TOGAF o il linguaggio di modellazione, l'ML più specificatamente per il software, adesso non sto qui a dettagliare, così come la Business Process Model and Notation, che è l'evoluzione dei famosi flowchart in più aderenti a quello che dicevamo prima in termini di adozioni nel modello delle metriche e quindi degli indicatori. I simulatori di processo, che è una cosa di fondamentale importanza se si vuole fare le cose bene. E poi abbiamo sicuramente tutto quello che è il panorama dei sistemi informativi, dagli ERP ai MES, ai CRM, eccetera. O i vari tools, forse è riduttivo, e quindi chiedo scusa a chi si occupa di questo, di business intelligence o di analytics.
Ecco, qua ho cercato di semplificare, ma proprio semplificare al massimo quello che può essere il processo relativo alla modellazione dei processi. Quindi, per esempio, da questo punto di vista, in ambito Lean si parla delle passeggiate in azienda. Adesso non utilizzo per... Non voglio appesantire, non utilizzo i termini originali giapponesi, però per conoscere l'azienda camminiamoci dentro, vediamo come funziona da quando parte un ordine fino a quando si arriva alla consegna. A quel punto posso mappare cosa devo considerare, sia gli aspetti contestuali, e quindi quelli che mi possono, diciamo prima, gli eventi che mi generano i processi, sia gli aspetti più interni del processo, e quindi qual è il mio asset di risorse, quali sono i miei input, come sono organizzate le mie operazioni, quali sono gli output intermedi e finali, eccetera. Nel tener conto di tutto questo, poi che cosa farò? Farò una validazione del processo, cioè cercherò di arrivare a una situazione, a un'analisi della situazione ESIS, in maniera tale di poter poi, sulla base di quest'ultima, andare ai what if, che saranno quelli che mi consentiranno di scegliere al meglio la tecnologia che più mi può essere utile. Attenzione, una cosa che non ho detto e che per la quale mi scuso: uno dei motivi per cui chiaramente sì, questo lavoro va fatto, è anche perché io posso avere, ho davanti tante tecnologie che possono essere sicuramente utili in azienda, ma oltre all'impatto nei sistemi nella mia organizzazione, come abbiamo visto prima, c'è anche il rapporto costi-benefici. Cioè, devo capire anche quali investimenti posso realizzare. Ecco perché è importante adottare un metodo ragionato e conseguenziale come questo. Una volta messi a confronto tutti i what if, sceglierò la o le tecnologie e quindi i percorsi che vorrò fare. Da questo punto di vista, quindi, la modellazione dinamica di un processo può essere anche considerata quello che è un concetto che ha preso piede ormai da un po', che è quello del gemello digitale. Il digital twin, cioè io ho la possibilità, dal punto di vista, ripeto, organizzativo, gestionale, di modellare il mio processo prima di adottare quella tecnologia. Questo lo posso fare grazie ai sistemi di simulazione che adesso vedremo. Ma per poter fare questo ho bisogno di strumenti avanzati, sicuramente, perché nel momento in cui io metto assieme tutte le attività di un processo, ho un'analisi, mi trovo davanti all'analisi multidimensionale che non posso sicuramente realizzare con fogli Excel o similari. Ho necessità di avere quindi degli strumenti che possono trattare questo tipo di analisi, quindi di scenari a molti variabili, con più parametri, quindi che possono essere le risorse, che possono essere i macchinari, che possono essere i tempi e i costi a cui sono soggetti. Da questo punto di vista, quindi, i migliori sistemi sono quelli simulatori cosiddetti eventi discreti, perché hanno alla base dei sistemi di calcolo che vanno oltre il limite bidimensionale di quelli che sono i fogli Excel. Scusate se insisto sui fogli Excel, non per una mia personale idiosincrasia per lo strumento, anzi, tutt'altro. Fogli Excel ha avuto un ruolo, o il foglio elettronico, oggi ecco, la sera, perché su questo poi... No, per carità. Che abbiamo Flavio in ascolto, Sì, sì, lo so, anche perché io figuro, il primo con cui sono venuto che ho conosciuto è stato il Lotus 1, 2, 3, quindi figurati.
Purtroppo sono portato a utilizzare il foglio Excel perché spesso, se dico magari foglio elettronico, non tutti percepiscono immediatamente l'oggetto che sto trattando. Però obiettivamente ci sono fogli elettronici di pari valore, perlomeno, del prodotto a marchio privato. Io poi, se mi si consente una parentesi, non so, non ho nessuna, come dire, preclusione, anzi, sempre col famoso detto riportato dal Manzoni, sono assolutamente a favore dell'open source quando questo mi può dare un aiuto effettivo, perché l'open source in più porta anche un impatto di sviluppo culturale ed economico nel territorio non indifferente, ma qui poi rischiamo di andare fuori argomento, quindi chiudo la parentesi. Quindi stavo dicendo, questi strumenti, i simulatori a eventi discreti, che mi consentono quindi di, come, sostanzialmente come funziona? Io ricostruisco il mio processo, quindi se è per esempio la concessione di un finanziamento in un'azienda di factoring, quindi ho la richiesta, ho la valutazione del merito creditizio, devo valutare il bilancio, ho tutta una serie di attività conseguenziali. Posso immettere nel sistema i dati reali, che ne so, degli ultimi 6 mesi, quindi costruisco con questi strumenti, anzi ricostruisco con questi strumenti quella che è stata la mia realtà, lancio la simulazione, la perfeziono fino a quando il mio motore di simulazione non mi dà sostanzialmente gli stessi risultati che ho avuto in realtà. A quel punto ho io una ricostruzione ASIS che non è una fotografia, ma è un vero e proprio gemello digitale perché è pronto ad operare, perché su quello poi, andando a cambiare, a quel punto io posso decidere tutti i what if che voglio, cosa succede se la valutazione del merito creditizio la rimuovo dalla responsabilità di un ufficio fatto di specialisti e la do in pasto a uno strumento di robotic process automation. Vediamo cosa succede in relazione chiaramente a indicatori, a metriche che avrò, a specifiche che avrò dal fornitore di quello strumento. E quindi lo inserisco sostituendolo nel mio processo, quindi tolgo l'ufficio con 4 persone che mi lavorano 8 ore al giorno e che mi hanno trattato tot pratiche in media, vediamo con quelle specifiche quello strumento che cosa mi risolve, che cosa mi aiuta, cosa mi può migliorare o eventualmente che problemi mi può creare. Quindi posso fare tutti i what if che voglio ed è un po' l'oggetto fondamentale di quello che è la mia personale proposta. Cioè, le tecnologie sono tutte o quasi tutte eccezionali, a volte per carità, diciamocelo pure, ci sono tecnologie che sono... passatemi una volgarizzazione, vecchi strumenti con una mano di vernice più o meno di qualità, ma sempre vecchi strumenti sono. Però la verità è che ormai disponiamo ogni giorno di nuove combinazioni metodologiche e tecnologiche che possono sicuramente darci. Ma, e chiedo venia per la ripetizione, dobbiamo capire come impatta l'adozione di quella tecnologia nei nostri processi, perché attenzione, quando io adotto una tecnologia in un processo non impatta solo su quello, perché poiché i processi passano trasversalmente ai dipartimenti, alle funzioni di un'azienda, l'adozione di una nuova tecnologia in ambito produzione mi può impattare anche sul processo amministrativo, sul processo di supporto, perché mi crea nuovi dati, nuove forme di dati, un nuovo modo di ricevere i dati e le informazioni,
che può crearmi degli scompensi organizzativi. Quindi devo valutare tutto questo. Detto ciò, per rafforzare un po' l'importanza dei processi, mi piace far notare che anche nella l'ultima versione, l'ultima revisione della ISO 9000, quella di 5 anni fa, è stato dato un ruolo centrale non solo ai processi, ma agli indicatori, alle metriche. C'è proprio un paragrafo dedicato a questo e all'analisi dei rischi. Perché chiaramente devo, se voglio capire quali sono gli impatti, devo fare un'analisi dei rischi, dove i rischi, per carità, non va inteso in senso necessariamente catastrofico, ma semplicemente come analisi delle conseguenze organizzative, produttive, gestionali, amministrative dell'adozione di una tecnologia. E spesso l'adozione squisitamente cartacea o comunque sotto file di editor, ecco, non facciamo nome commerciale, di editor di testo di sistemi qualità, non consente di invece fruire dell'enorme valore, dell'enorme contributo che può dare la modellazione, utilizzo anche qui questo termine, di un sistema di qualità realizzata in maniera concreta. Ci sono dei vantaggi accessori. L'analisi dei rischi l'ho appena citata, ma quando io faccio dei processi della mia azienda un vero e proprio asset informativo, riesco anche a gestire molto meglio, molto più velocemente e in maniera molto più reattiva ai cambiamenti, quando non proattiva, cioè quando non sono io ad anticipare, anche alle responsabilità ex legge 231. Abbiamo da qualche anno il GDPR e anche questo lavora per processi. In aziende dove è importante la tracciabilità e la rintracciabilità, se non ho un disegno dei miei processi, una vera tracciabilità non la si può realizzare. Mi è capitato in questi giorni proprio di lavorare, nel senso, chiedo scusa, di studiare, ecco, una piattaforma di blockchain per il settore alimentare. Una delle funzioni principali è quella della modellazione dei processi. Quindi le aziende che vogliono adottare quel sistema per notarizzare, perché poi questo fa la blockchain, la realizzazione dei propri prodotti, deve iniziare a ragionare per processi. Ed è una cosa, ed è questo un vantaggio enorme da questo punto di vista. Nonché il fatto di avere un asset completo dei miei processi mi consente, quando il 9 marzo del 2020 il Presidente del Governo, il Presidente della Repubblica, vi chiedo scusa, in questo momento non ricordo chi dei due fece la comunicazione, avere la capacità di poter analizzare in tempi brevi cosa mi determina un cambiamento e come posso realizzare cambiamenti, quel famoso what if di prima, avere una struttura del genere mi consente di adattarmi immediatamente. Leggevo ad aprile un articolo su Repubblica di uno dei più grossi centri di analisi chimiche e biochimiche che si trova in Puglia, la capacità di aver analizzato tutto questo già dai primi di gennaio e di essersi dotata per tempo di tutti i kit necessari. In questo, per esempio, mostrando anche la capacità di adottare con giudizio anche i principi della Lean o del famoso just in time. Ok, scorte zero. Ma un attimo, quali sono i miei obiettivi strategici? Qual è il panorama da qui a 3 a 6 mesi? E quindi quale deve essere eventualmente il modo migliore per prepararmi a quello che può essere un cambiamento pressoché imminente? Questo
dei diversi focus dei processi è anche importante nelle pubbliche amministrazioni, dove abbiamo appunto la trasparenza, i processi, perché chi si lavora per i procedimenti amministrativi sono assolutamente configurabili per processi e anche modellabili. Anche lì abbiamo la privacy, si parlava di open data, quindi capire in quale fase del procedimento si creano quei i dati che io posso e devo aprire e pubblicare. E quindi se io faccio questo lavoro a monte e posso farlo perché ho modellato il processo, mi viene molto più facile pubblicarlo, così come tutti quelli che sono gli obblighi di trasparenza, perché la trasparenza dovrebbe essere proattiva, appunto. Quindi anche nella pubblica amministrazione questo lavoro è fondamentale. Scusate, vedo che siamo andati avanti. Accelero perché siamo in scadenza di tempo e chiedo scusa. Allora, dicevo, l'approccio Lean. Lean sostanzialmente è un metodo generato in Toyota e si fonda soprattutto sulla eliminazione degli sprechi, sui miglioramenti piccoli ma incrementali, sul coinvolgimento dei lavoratori a qualsiasi livello e quindi sul delineare assieme a loro quali possono essere le idee per migliorare continuamente, oltre che poi il discorso di gestire le scorte in maniera diversa. Lean significa agile, semplice, poi i significati sono tanti, però sono un po' più articolati. Però sostanzialmente devo attenzionare il valore e quindi all'altro lato gli sprechi e il mio flusso e quindi il flusso, i processi. Infatti uno strumento fondamentale da questo punto di vista è nella linea il value stream map, cioè che mi mette assieme da un lato il flusso operativo, produttivo, se parliamo, quindi per arrivare alla realizzazione del mio prodotto o servizio partendo dall'ordine, e l'allineamento con il flusso informativo. L'approccio Six Sigma invece, Six Sigma è più un'analisi, una metodologia statistica nata in Motorola a metà degli anni 80, l'obiettivo era quello di arrivare a non più di poco più di 3 parti difettose per milione, da cui statisticamente appunto la definizione di Six Sigma. E quindi è più un sistema che da questa analisi mi porta poi a miglioramenti più discreti e meno continui, quindi sicuramente miglioramenti un po' più consistenti, ma appunto con intervalli di tempo e di metodo. Negli ultimi anni si sta in maniera efficace riuscendo a sintetizzare i vantaggi dell'uno e dell'altro, infatti si parla ormai di Lean Six Sigma. Io poi, per carità, ove necessario, posso anche lasciare queste slide. Per cui, quello di cui parlavamo prima, il Business Process Management, mette a fattor comune e acquisisce un grande vantaggio dall'adozione, a seconda delle situazioni, del Lean e così come del Six Sigma. Lavorando sui processi, a quel punto il gradino successivo, lo step successivo è quello della progettazione organizzativa. E quindi cercare di capire qual è il modo migliore arrivare a un asset organizzativo che è più confacente al nostro status attuale e a dove vogliamo arrivare. E quindi a un miglioramento sotto vari aspetti. Così come diciamo per il Lean, anche nella progettazione organizzativa è fondamentale coinvolgere le persone. Le persone sono, da questo punto di vista, l'anima di qualsiasi ente, azienda, pubblica amministrazione che trattasi. Mi è capitato di lavorare anche con pubbliche amministrazioni per alcuni progetti di, come dicono loro, BPR, cioè Business Process Engineering, e sono partito da chiacchierate approfondite col front office. Sono arrivato solo dopo ai dirigenti. Dai dirigenti mi interessava soltanto gli obiettivi finali. Poi dopo, sulla base dei dati raccolti col front office, cioè con le persone che quotidianamente hanno a che fare con quei problemi, con quei tipi di processi, poi abbiamo potuto analizzare questo assieme ai dirigenti.
fondamentale è la visione d'insieme di tutta l'azienda. Ecco perché prima dicevo i processi, che siccome mi attraversano le diverse funzioni, i diversi dipartimenti e hanno impatto, quello sulla produzione può avere impatto amministrativo, se voglio fare bene il mio lavoro devo guardare, e quindi se voglio effettivamente riprogettare l'organizzazione della mia azienda devo farlo avendo, partendo dall'alto, quindi il mio Google Earth che mi fa vedere a mano a mano che cosa succede se prendo una strada o se ne prendo un'altra. Sostanzialmente, come ci arrivo? Obiettivi strategici, come abbiamo detto, analisi, simulazione e modellazione dei processi. A quel punto, con quegli accorgimenti detti, posso adottare nuove tecnologie. Importante può essere anche l'eventuale il metodo ben noto dei progetti pilota, cioè sperimento. Vedo che cosa succede laddove è possibile facendolo su piccola scala. Se non riesco a farlo, mi limito, dove mi limito però tra virgolette, a quello che mi ha a tutto quello che mi ha dato in termini di prospettive di nuove conoscenze la simulazione, quindi la validazione della stessa. Quando faccio questo assieme alle persone, objective and key results, e quindi mi metto assieme con i miei, con tutti, ai vari livelli, parto agli obiettivi strategici, con i direttori di produzione, il mio obiettivo strategico deve avere tre obiettivi con risultati misurabili, questi risultati misurabili devono diventare gli obiettivi strategici dei capi dipartimento e questi a loro volta devono tradurre i loro obiettivi strategici in obiettivi misurabili e così via con un metodo waterfall o cascata che si voglia. E poi, come in tutti i cicli positivi e propositivi, che discendono sempre da Deming, monitorare e revisionare. Quindi controllare, vedere come funziona, che risultati mi dà ed eventualmente migliorare. Non a caso abbiamo parlato più volte di miglioramento continuo. O che appunto, e tornando all'inizio, l'effetto, o dovrebbe essere l'effetto del cambiamento. Eccomi qua. È stata una panoramica vastissima, devo dire, ma molto densa, molto utile tra l'altro, perché poi ha toccato comunque temi che vanno dal project management arrivando fino appunto all'organizzazione, al disegno organizzazionale, però passando per tante altre cose. Io non so se qualcuno dei nostri, diciamo qualcuno tra il nostro pubblico ha delle domande, però io ne avrei un paio velocissime. Sì. Non so se hai ancora qualche minuto stare con noi. Assolutamente, con piacere. Allora, la prima è, secondo te queste competenze, quanto sono diffuse, quanto potrebbe valere la pena di renderle, almeno in parte naturalmente, in piccola parte, un elemento del curriculum di studi anche delle scuole superiori, per esempio, quindi non soltanto insegnarle o comunque tenerle confinate a un ambito specialistico, ma magari creare dei corsi di introduzione. Dei corsi introduttivi, no? Per esempio al project management oppure ai vari metodologie, ad esempio di controllo qualità, quello potrebbe essere un altro tema, o certo. Comunque avvicinare quindi una platea più ampia, quindi al di fuori di quella degli addetti ai lavori, appunto a queste tematiche. Questa è la prima domanda. La seconda è, secondo te, in grande, quindi abbandonando un attimo l'aspetto, no, della considerazione del singolo progetto o del singolo processo, e invece pensiamo all'implementazione o al rollout, per esempio, a livello nazionale di tecnologie, di piattaforme digitali, eccetera. Qual è l'importanza di questi framework, di queste metodologie, se ci sono delle differenze rispetto invece al caso, se vogliamo, in piccolo, e se secondo te c'è da lavorare su questo tema?
Allora, domanda numero uno. Domanda numero uno, guarda, io ho avuto la fortuna... intanto rispondo sì. Sarebbe di grande importanza, tra l'altro l'ho accennato, quando parlavo di educazione alla creatività, alla curiosità, e a quello che hai detto tu di gestione dei progetti. Io ho avuto la fortuna, per esempio, di stare a contatto con alcune scuole. Ricordo un caso che può sembrare un po' lontano, ma non lo è poi così tanto, che è quello dell'organizzazione di una rappresentazione teatrale, di un riadattamento del Giulietta e Romeo di Shakespeare. Beh, lì i ragazzi hanno acquisito quello che poi è il nucleo, come dire, il principio fondante, per esempio, sia del project management che della creatività. Perché? Perché da un lato l'insegnante magari non sa assolutamente chi sia, che cosa sia il project management, magari non ha sentito parlare, però ha avuto il buon senso di dire: ok, per fare questo abbiamo bisogno di questo, questo e questo, questo lo fa Giovanni, questo lo fa Andrea, lo dobbiamo fare, e la data finale di rappresentazione è il 30 giugno, siamo a gennaio, dobbiamo stabilire i vari step. Quindi questo dà ai ragazzi, che a quel punto si sentono coinvolti e responsabili, e qua è, che poi è quello che si vive in azienda quando si parla di coinvolgimento e che hanno pure il commitment dall'altro, a andare per gestione dei progetti, quindi per task, per tempo, rispetto dei tempi, definizione delle risorse. Dal punto di vista della creatività, gli insegnanti li hanno sollecitati a definire loro la riduzione del testo e l'adattamento, lì addirittura era un adattamento in siciliano, quindi figurati, del Giulietta e Romeo. Per la carità, siciliano di Giulietta Romeo, interessante. Sì, 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 no, guarda. Disponibile. Tra l'altro era una scuola, era anche una scuola in un posto a rischio, per cui è stato un lavoro, guarda, eccezionale, che so che i ragazzi dopo 10 anni ancora lo ricordano con enorme... Per loro è stata un'esperienza, stiamo parlando peraltro di una scuola media, quindi non neanche un istituto superiore. Guarda, per loro è stata un'esperienza eccezionale. E il discorso della creatività, sì, l'istruzione, ecco, la scuola dovrebbe, quando si parla di riforme, dovrebbe dare un po' più libertà, forse, da questo punto di vista, agli insegnanti, e fare in modo e sollecitare che i progetti, perché poi oggi le scuole vivono di progetti, ahimè, fare in modo che i progetti, come dire, in qualche modo incontrino anche queste necessità, come dire, evolutive, formative, e quindi appunto la gestione delle risorse, l'ideazione di nuove soluzioni o di nuovi spunti o di nuove idee. Quindi sì, è però un discorso che, ecco, che deve essere fatto in maniera articolata. Tu sai meglio di me che non è, ecco, non è come introdurre un argomento nuovo di matematica ben definito con i suoi confini, eccetera, ma è qualcosa di molto articolato che coinvolge tanti aspetti e che dovrebbe coinvolgere tanti insegnanti. Lì ci vorrebbe un investimento sugli insegnanti pure di non poco conto, però devo dire che ce n'è che lavorano in questo modo e qualcosa viene fuori. Anche a livello universitario si notano un po', però lì si è ancora un po' più irregimentati. La tua seconda domanda, invece, se ho capito bene, mi chiedevi come gli argomenti di cui abbiamo parlato possono essere declinati e applicati eventualmente in ambito pubblico. Ho capito bene? In ambito pubblico sì, ma in particolare in ambito pubblico nei momenti in cui ci sono progetti di rilevanza nazionale, c'è il deploy o il rollout appunto di piattaforme che non riguardano soltanto, se vogliamo, un ambito ristretto, ma invece hanno un impatto che riguarda l'intero paese. Tra l'altro abbiamo assistito, stiamo assistendo, no, in questi giorni a una vicenda che riguarda una specifica piattaforma digitale che ha sappiamo benissimo di cosa parliamo, ma nell'avvio di tradizione siciliana non lo diciamo,
No, per esempio la Bimuni naturalmente è stata un po' al centro delle polemiche, anche perché si è detto non è stato messo in piedi, non è stata messa in piedi una governance adeguata. Io adesso non voglio entrare nel merito di questo, però mi chiedo se secondo te consapevolezza dell'importanza del project management in tutte le sue forme del controllo qualità, anche dell'intervento, diciamo, per esempio il design agile o lean, o comunque in generale la valutazione degli impatti della piattaforma digitale che sì. Ha una rilevanza nazionale, se queste cose vengono prese secondo te troppo alla leggera, oppure invece sono nella giusta considerazione. Ma guarda, allora, ti dirò una cosa. Io penso che in Italia noi abbiamo la capacità di creare, di inventare un sacco di cose, ma anche la capacità poi di non sfruttarle, di non valorizzarle, di dimenticarcele. A cosa alludo? Io ho lavorato per un po' in ambito pubblico, tutto quello che riguarda, come ti dicevo, un po' procedimenti amministrativi, partendo dai sistemi documentali. Quello di cui mi sono accorto immediatamente nel settore pubblico è quello che mancava, appunto, quella visione di insieme. Questa visione di insieme, devo dire che poi, io addirittura ne feci una tesi 8 anni fa, alcuni anni dopo poi è venuta la novellazione del CAD, del codice di amministrazione digitale per responsabile della transizione digitale, che definisce, devo dire, molto bene quello che dovrebbe essere e che tipo di competenze dovrebbe avere, con quali strumenti dovrebbe operare. Peraltro, mettendo bene in evidenza che il responsabile della transizione digitale è una persona, ma è anche un ufficio. E quindi, a seconda della dimensione, io posso tutto avere... Tutto un ufficio, no? Il CAD lo definisce appunto in quanto tale. Esatto. No, perché chiaramente in relazione alla dimensione dell'ente. Certo, certo. Certo. Ahimè, a Canicattini i bagni, con 3.000 abitanti, l'ufficio non se lo possono permettere. Ma al Ministero per l'Innovazione, che finalmente abbiamo, o Dipartimento che dir si voglia, sicuramente un ufficio per la responsabile della transizione digitale ci sarebbe. E quel famoso, ed è la declinazione di quel T-shape che accennavo nelle slide. Poi magari che deve avere non solo l'ufficio in quanto tale, ma anche il suo responsabile. Ora, da questo punto di vista, tornando, andando nello specifico dell'esempio che facevi tu, sì, io l'ho seguito con un po' tutti quelli che come noi si interessano un po' a questi temi, vuoi per passione lavorativa, vuoi per passione semplicemente civica. E da quello che si è visto, a mio avviso, è mancato un po' l'analisi dei processi all'inizio. Cioè si è messa la tecnologia un po' davanti rispetto. Perché? Perché se si fosse fatta, a mio avviso, almeno per quello che ho potuto vedere dalle notizie, giusto, quindi dai mass media, ma se si fosse fatta l'analisi dei processi, probabilmente quel problema a cui tu accennavi e che è oggettivo, che è la governance del sistema, probabilmente sarebbe stato affrontato con maggiore anticipo e quindi sarebbero state adottate accorgimenti e soluzioni che avrebbero evitato tutta una serie di problemi e di polemiche. Polemiche che poi magari a volte possono essere fondate, a volte magari possono essere portate un po' troppo per le lunghe, per carità. Però alcuni elementi oggettivi che, diciamo, rendevano fondate alcune osservazioni critiche, preferisco utilizzare il termine il termine composito, osservazioni critiche e non critiche soltanto, però sarebbero state evitabili. Poi, per carità, in corso d'opera c'è stata una sorta di learning by doing anche da parte di chi aveva quelle responsabilità, e quindi è stato migliorato l'aspetto della privacy, è stato migliorato l'aspetto sicuramente della gestione aperta del codice. Ora magari mi scuso se con qualcuno degli eventuali uditori in questo momento non sto usando dei termini che possono non essere ben noti, però è tutto quello che riguarda l'apertura e la trasparenza, perché in effetti anche il codice è un elemento di grandissima trasparenza.
come abbiamo visto 2 anni fa col famoso concorso degli insegnanti, statuito dove l'algoritmo è stato considerato, non ricordo e chiedo scusa se dal Consiglio di Stato, dal TAR. Consiglio di Stato, se non sbaglio. Consiglio di Stato. Ma ci sono state un paio di sentenze, io adesso non sono un giurista, però le ricordo. Che è stato considerato, dove l'algoritmo è stato considerato un vero e proprio procedimento amministrativo e quindi come tale soggetto a trasparenza. E questo è... Il che è corretto, se vogliamo. Il che per me è assolutamente corretto, è fondamentale. Ma tra l'altro una cosa del genere dovrebbe essere vista come vantaggio, non come forma di odioso controllo. È un qualcosa che stimola, ci si lamenta tanto, io ho 56 anni, ci si lamenta tanto da 30 anni della mancata, del basso livello di partecipazione alla cosa pubblica. Ma quale miglior modo se non iniziare anche da qui? E quindi la trasparenza, il decreto legislativo 33 sicuramente che può essere una forma, cioè anziché, come dire, ostacolarli, andrebbero incentivati. Questo crea tanti, la partecipazione crea... Allora, poco fa, nel webinar precedente, giustamente l'assessore Parmao accennava nota retrocessione nella classifica del DESI. Ma come le vogliamo incrementare queste competenze? Ma sollecitiamole le persone, perché nel momento in cui io ho un argomento che è in quel momento nel mainstream, magari sono portato ad approfondirlo, magari comincio a studiarlo. Ecco, queste cose andrebbero viste con più serenità e sollecitate. Anche perché poi effettivamente tante volte si fa l'errore di confondere le competenze digitali con la manualità legata all'uso dei dispositivi. Certo, dove le competenze digitali sono soprattutto competenze di tipo manageriale, di tipo organizzativo, di project management, di design, ognuno deve vedere economico. Esatto, ognuno deve vedere le cose dal proprio punto di vista. Cioè, io devo avere nel mio ruolo, io manager, devo capire che risultati mi può dare che miglioramenti mi può apportare, quali vantaggi ed eventualmente quali sono gli impatti dell'organizzazione. Ma poi dal punto di vista dell'implementazione, della pianificazione, della progettazione più squisitamente tecnica, è chiaro che ci saranno gli altri specialisti. Assolutamente, assolutamente. Per cui, tornando alla tua domanda, l'analisi dei processi, la progettazione organizzativa, che, attenzione, può essere di un'azienda, di un ente, come può essere anche di un dipartimento con un certo grado di autonomia, però è fondamentale. Ma può esserlo per Immuni, come potrebbe esserlo stato per tante altre. L'anagrafe, il famoso... riforma dell'anagrafe nazionale della popolazione residente ha faticato un po', però nel corso d'opera, poi, grazie a Dio, ecco, se mi permetti un gioco di parole, la mia sensazione in senso positivo è che si stia cominciando ad imparare da ciò che a come imparare dalle lezioni apprese. E questo sarebbe già un ottimo segnale. Sì, allora, guarda, io devo dire che comincio a intravedere questo, onestamente, perché sì, è vero, poi magari inevitabilmente gli italiani siamo Rivera Mazzola, Coppi Bartali, quindi si creano le fazioni, si creano le opposizioni, però qualcosa poi di una fazione nell'altra resta, è matura. Sono semi che vengono generati poi, quindi poi alla lunga... ecco, l'incontro avviene per altre strade e con altri tempi. L'incontro nel senso, come dire, della costruzione sinergica e quindi evolutiva nel senso positivo del termine. Tutto insomma, ecco, forse ecco un'altra cosa ecco, una cosa che si sta facendo nelle scuole, anche se con poco, l'ho letto proprio, non lo conoscevo, è il debate, cioè le metodologie per il confronto. Ecco, questa è una cosa che anche si sta facendo e che dovrebbe essere, secondo me, incrementata. Perché abituare i ragazzi a ascoltare l'altro in tutte le sue argomentazioni e poi dopo rispondere a quelle, dopo che lui ha avuto la possibilità di esporle completamente e quindi di articolare il proprio ragionamento e quindi intervenire dopo,
è un arricchimento per tutti, per chi propone, per chi analizza, per chi osserva, per chi critica e per chi coordina. Ecco, anche lì, tornando, e qua ecco, vedi poi le cose come si... parlando delle polemiche, poi si, torniamo al discorso, alla domanda che mi avevi fatto prima. Questo nelle scuole è qualcosa che a fatica sta, però si sta diffondendo. Le metodologie per il confronto. Lo ritengo fondamentale. Ma e se non ci fosse questo, non potremmo neanche migliorare i processi. Cioè, io ho detto prima, dico, bisogna ascoltare quelli che stanno al front office, gli operai nelle linee di produzione, gli operai specializzati, gli operai generici, i magazzinieri. Sono loro. E allora devi saperti confrontare. Devi saper con tutti, devi saper parlare, devi saper ascoltare, capire che a volte i linguaggi degli altri possono essere diversi dal tuo, e allora piano piano avere la, come dire, quell'apertura per cercare di capire il linguaggio dell'altro e quindi percepire meglio, comprendere e apprendere meglio il messaggio che ti vuole dare. Sì, noi andiamo verso le tecnologie, ma abbiamo un gran bisogno di umanesimo. Per affrontare meglio tutte queste tecnologie. Da questo punto di vista, guarda, è completo. Se ti devo fare una battuta in termini di scuola, io sarei per l'accoppiata steineriana, classico, scientifico, e poi vabbè, all'università fai quello che vuoi. Con un po' di coding o senza? Sì, anche perché, attenzione, più che coding, allora scusami, in questo momento non mi sovviene... il calcolo computazionale, ecco. Mm-hmm. Ecco, il calcolo computazionale, ecco, quello sarebbe un progetto, un progettino che io renderei obbligatorio in ogni scuola. Poi dopo, quindi in maniera tale da portare i ragazzi ad acquisire un metodo di ragionamento, un qualcosa che quindi che ti dà quel minimo di astrazione necessaria per mettere nell'ordine corretto i problemi, le conseguenze dei problemi che genera. Causa-effetto, fino ad arrivare alla soluzione del tuo problema o comunque a un modo per risolverlo. Da lì poi il passaggio per il coding, correggimi se sbaglio, perché tu da questo punto di vista sei infinitamente più competente di me, da lì poi il passaggio al coding può essere sicuramente molto più semplice. Bene, grazie ancora. Vedo che si sta aggiungendo qualcuno diciamo tra il pubblico, quindi non pensavo scappassero tutti, anche perché siamo a un'ora e mezza e su temi anche abbastanza tosti, però tutto questo naturalmente non è andato perduto, perché chiunque poi volesse può riascoltare il webinar sul nostro canale YouTube, anch'io me lo riascolterò un po' perché ho un po' di punti da chiarirmi. Poi naturalmente a noi fa sempre anche un po' piacere invitare di nuovo i nostri ospiti a distanza chiaramente di qualche mese per affrontare qualche aspetto specifico, qualche approfondimento, quindi contiamo sulla tua disponibilità. È un'opportunità, perché poi sai meglio di me, perché poi preparare qualcosa significa imparare. In realtà credo che stasera siamo stati noi ad imparare. No, assolutamente. Bene. D'accordo. Grazie ancora Gianino, grazie a tutti. Ci vediamo grazie per chi ci sarà lunedì prossimo. Grazie, buona serata. Ciao.